Ecco le immagini dell'esplosione avvenuta intorno alle 15.30 di ieri dell'ordigno bellico ritrovato a febbraio a Pizzighettone e fatto brillare all'interno di una cava di Albarola. Si trattava di una bomba d'aereo di fabbricazione americana del peso di oltre 500 kg con una carica esplosiva di 285 kg. La bomba inesplosa, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, era stata rinvenuta durante i lavori per la realizzazione di una centrale idroelettrica. Ieri mattina alle 8 è stata completata l'evacuazione dei circa 1000 abitanti residenti nel raggio di 500 metri dal luogo di ritrovamento nell'Odigiano. Successivamente gli artificieri hanno provveduto al trasferimento dell'ordigno alla cava Piacentina. Qui è stato fatto brillare all'interno di una buca profonda 11 metri.